Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in TV. Passano gli anni ma non sono lunghi, signore e signori, Mr. Voodoo. E se non ridi più alla vita, ora ci pensiamo noi. E tutti insieme proveremo a cantare più che vuoi. Con noi la storia più inventata può finire come vuoi. È garantita la risata se con noi ci siete voi. Nel sud Italia è sinonimo di Mudù, ma Uccio De Santi, salvagallino di Roma, dimostra di essere un vero animale da palcoscenico e per due ore riesce a far ridere fino alle lacrime. Mai scorderò a Bari, per esempio, una signora seduta sulla panchina con la bambina in braccio, aveva la pelliccia la signora, la bambina toccava la pelliccia e diceva: mamma, che bella pelliccia che hai, è bellissima, te l'ha regalata papà? Ehi papà, ci aspettava lui, tu non eri neanche nata, altro che papà, scena verissima. Ha capito bene, signora, vede? Abbiamo fatto le analisi, la scienza non sbaglia. Lei, signora, ha un polipo nell'utero. Questa a Bari, eh? Sapete che disse la signora? Disse: io ho un polipo nell'utero, io non vado mai a mare. Cioè, ci sono tante presenze sui carabinieri, stanno stasera, no? Stanno? Se stanno, me lo dite io. Le posso anche spiegare due o tre volte, le presenze, non è che... insomma. Accompagnato dall'orchestra da favole e da Antonella Genga, Uccio porta nella capitale una comicità diretta e coinvolgente. Gli applausi fanno dimenticare subito il timore per un esordio nazionale. Mi racconto, è bellissimo perché si parte dal monologo per poi passare al cabaret con Antonella, passare alla musica, ci gioco con i musicisti, anche così come faccio col pubblico, sai che il cavallo di battaglia è sempre l'intrattenimento, il coinvolgimento del pubblico, e quindi anche questo non manca in questa serata. Quando il sole se n'è andato e la notte si fa scura, senza stelle, senza luna, c'è una grande luce nel cielo. E visto il successo si replica, anzi si raddoppia. Perché è vero che sei un ragazzino, ma è una vita che fai questa vita. Sono un ragazzino, bravo, questo passaggio mi è piaciuto, ed è una vita, è bello questo titolo, poi è pazzesco, è un titolo che potrebbero utilizzare tutti, ed è una vita che faccio, ognuno nel proprio. Tu da quanti anni fai questa vita? Quasi 30. Hai visto? Io l'ho detto, l'ho scritto, ed è un titolo che è piaciuto a molti, insomma. Possiamo dirlo, già c'è un raddoppio immediato. Brava. Siamo partiti con 4 date, abbiamo raddoppiato, infatti torneremo anche giovedì, venerdì, sabato e domenica dell'altra settimana, quindi dal 16 al 19, un po' a rischio, devo essere sincero, dobbiamo dire le cose vere, perché non è che abbiamo riempito, però a Roma ha un fascino particolare, è una città diversa ed è giusto esserci per 2 settimane. Sento, nudo, secondo me la scatola è vuota, la nudo sta scritto, Durex, speriamo che duro, cioè, nudo sconato.